Le correnti lo hanno trascinato al largo, ma lui non sapeva nuotare. È così che ha avuto un attacco di panico il sacerdote soccorso ieri pomeriggio dai bagnini Roberto Portavia e Nicolò Testaguzza. È successo intorno alle ore 17 ai bagni Loria a Torrette di Fano, quando l'uomo sulla quarantina stava trascorrendo una giornata in spiaggia con un gruppo di giovani con cui era arrivato da Bergamo per i campi scuola estivi. Grazie alla prontezza dei bagnini che lo hanno soccorso e all'aiuto di alcuni bagnanti, tra cui dei medici professionisti, il sacerdote è stato portato in salvo. Ci siamo tuffati e l'abbiamo riportato sul pattino. Sul pattino abbiamo controllato che fosse tutto nella norma, abbiamo controllato il battito, il respiro e siamo corsi qua. Dopo qua, tramite l'aiuto dei medici che c'erano qua in zona, siamo riusciti a tranquillizzarlo e niente, a metterlo in sicuro. Lui comunque era cosciente, non era in situazioni gravissime, però appena siamo arrivati laggiù a prenderlo ci siamo spaventati perché comunque l'avevamo visto senza forze. E dopo è stato chiamato il pronto intervento, che è arrivato subito nel giro di 5 minuti, è stato molto efficiente e ci ha dato una mano controllando tutti i vari parametri e in seguito portandolo via nel centro più vicino. Ma cos'è successo? Ha avuto un malore? Sì, non è che abbia avuto un malore, però dato che non sapeva nuotare e con le varie correnti forti che ci sono tra l'acqua, si è ritrovato al largo dove non toccava più e gli è preso praticamente un attacco di panico. Com'era ieri la situazione in spiaggia? C'era bandiera rossa, c'erano delle correnti forti sotto e quindi bisognava stare molto attenti, ma nonostante tutto è accaduto quello che è accaduto, abbiamo dovuto effettuare il salvataggio che fortunatamente è andato bene.